E alla sinistra del professor Savaglione abbiamo Sergio Baronetto, professor Sergio Baronetto, che è l'autore di questo libro su Don Giovino Bello, che è appena uscito. E alla destra del professore, alla sinistra, Luigi Russo, che viene dalla Puglia e ha conosciuto bene Don Giovino Bello. Poi gli presenteremo. Qualcuno è della Puglia, ho sentito. Eh sì, qua c'è un sì! C'è un tifo che viene dopo presenteremo entrambi e lascio in questo momento la parola al professor Savaglione. Sì, il mio compito è di introdurre. Sente? Non lo si sente? Ora si sente? Ora è meglio, sì. Ora è meglio. Se lo mando tutto si sentirà ancora meglio. Dipende dall'orario. Io il mio compito è per introdurre, comunque sono stato introdotto nell'introduzione, perché è un caso, si vede, noblesse oblige. Il mio compito è molto semplice, non voglio occupare tempo ai relatori che siete venuti per sentire loro e non me. Io credo che dobbiamo ribadire un'esigenza in fondo su cui per lungo tempo non siamo stati abbastanza attenti. La Chiesa o è profetica di un mondo nuovo oppure diventa vittima di quello che è. L'alternativa è tale che non se ne può uscire. L'illusione di essere entrambi, l'illusione di essere sopra le parti, l'illusione di non prendere posizione restando qualificati nella propria dignità di osservatorio oggettivo, appunto, è solo un punto. La Chiesa per troppo tempo, l'abbiamo visto in questi ultimi anni e ringraziamo Papa Francesco di averci sottratto a questa logica, per troppo tempo ha avuto l'aria di essere neutrale, ha avuto l'aria di non volere prendere posizione, tranne, ne parlavamo anche a tavola con gli amici relatori, tranne che sono i valori non negoziabili, che non si capisce bene che cosa siano, perché tutti i valori sono non negoziabili, e ridurre alcuni non negoziabili, altri non negoziabili, è una cosa che non sta nella tradizione, non sta nella teologia, non sta nella dogmatica, non sta nel Vangelo, insomma non sta da nessuna parte. Noi abbiamo fatto in questi anni, purtroppo, il trionfo di una logica che finiva con l'essere poi funzionale ad approvare una classe dirigente disastrosa, che è disastrosa, lo è ancora, che è disastrosa, giustificandola dicendo che speravamo, perché poi si è ridotto tutta una speranza, non sempre neanche attuale, che comunque almeno certi valori non fossero toccati. Noi invece vogliamo una cosa diversa, noi vogliamo una Chiesa che proponga una società nuova, una Chiesa che dica chiaramente che l'esistente non va bene, non va bene a questo livello, non può avvenire, non va bene a livello etico, non va bene a livello culturale, non va bene a livello spirituale, non va bene a nessun livello. Allora qua addirittura, ecco, ora mi sentite meglio? Sì, sì. Un sospiro di sollievo. Ma quello che ho detto prima l'avete sentito? Sì, sì. Era una minaccia. Dicevo, il problema è che noi vogliamo una Chiesa, cioè vogliamo, noi siamo una Chiesa e desideriamo che tutta la Chiesa lo sia, che coerentemente col Vangelo proponga un mondo profondamente alternativo a quello che purtroppo ci troviamo in prigionia in questa situazione. Ci sono anche cose buone nel mondo attuale, non dobbiamo demonizzarlo, però ci sono sicuramente degli aspetti, e sono moltissimi, che vanno denunziati con coraggio, preannunziando il modo di superarli in una storia diversa, in una vicenda diversa. Appigliarci all'esistente, difendere l'esistente nella speranza che così riusciamo a tenere in piedi alcune dighe, trascurando tra l'altro, purtroppo, e anche questa è stata un'esperienza dolorosa che abbiamo fatto, trascurando nella nostra pastorale concreta un'educazione coerente che fosse un regolare le acque,
per cui le dighe a un certo momento poi crolleranno, se continua così, perché non basta difendere le dighe prima o poi crollano, lui crolla, il muro di Berlino è crollato. Se noi non regoliamo le acque, se non cambiamo la testa della gente, il cuore della gente, innanzitutto partendo dalla nostra testimonianza profetica, che è la cosa che innanzitutto dobbiamo mettere in opera per cambiare il cuore e la mente delle persone, se noi non facciamo questo, prima o poi saremo, oltre che essere già finora catalogati come i difensori conservativi di ciò che c'è che non va bene affatto, invece saremo poi travolti anche da questo sistema. Allora, noi speriamo in personaggi, in personalità profetiche. Ebbene, una di queste personalità profetiche l'abbiamo già presentata l'altra volta ed era quella di Tossetti. Oggi presentiamo quella di Don Tonino Bello. Sono persone diverse, figure diverse, però hanno in comune quella di essere dei grandi testimoni profetici di un mondo diverso, di una società diversa, di una vita diversa che va al di là della difesa di questo o quel valore, di questo o quella richiesta fatta ai politici perché non tocchino una data legge o la modifichino in modo blando, eccetera. Qui si tratta di qualcosa di molto più radicale. Qui si tratta di avere il coraggio di dire chiaramente che il Vangelo ha delle esigenze a cui noi dobbiamo sapere, come cristiani, coerentemente educare i nostri ragazzi. Questo è il primo compito che abbiamo davanti, educare, cambiare completamente lo stile della nostra pastorale, però una pastorale assolutamente ritualistica e che dedica all'educazione e all'evangelizzazione del bisogno di tempo, e questo prospettare anche un mondo nuovo in cui eventualmente trovarci anche d'accordo con gli uomini e le donne di buona volontà che avvertono il richiamo di certe cose. Direi che la testimonianza di ciò che sta accadendo in questi mesi, da quando padre Papa Francesco è stato eletto, da quando ha detto il suo primo buonasera, fino a oggi, conforta in questa ipotesi. L'ipotesi cioè che anche tanta gente che si è finora tenuta lontana dalla Chiesa lo abbia fatto non per lo scandalo evangelico, che è inevitabile, perché il pensiero di Dio e il cuore di Dio non possono essere identificati tranquillamente con quelli dei progressismi vari, delle mode culturali anche political correct, come si può dire. Però c'è, diciamo, la situazione per cui molta gente si è allontanata dalla Chiesa non per questo scandalo inevitabile cui dobbiamo fare fronte serenamente, perché fa parte dell'esperienza cristiana anche di comprensione, ma si è allontanata dalla Chiesa per uno scandalo che non era affatto quello evangelico, anzi era lo scandalo di un anticristianesimo, di una, o perlomeno se non proprio di un anticristianesimo, si è trattato di posizioni assolutamente superficiali in cui non si è fatta attenzione al valore simbolico delle cose. E abbiamo la grazia di Dio di avere un Papa che ora ha capito quanto sono importanti i simboli per l'essere umano e li sta giustissimamente valorizzando per dare l'idea di questo mondo diverso e di questa Chiesa diversa che deve costruire. Io credo che noi, continuando il cammino che stiamo facendo, cominciato nel 2007 e continuando oggi con Tonino Bello, siamo proprio a questo punto. Non voglio perdere l'occasione di dire a tutti, a chi vuole seguire sì la pastorale della cultura nella sua attività ordinaria, oltre a partecipare a questi incontri che noi andiamo facendo e che faremo ancora, ne faremo un altro sicuramente a settembre, e oltre a partecipare a questi incontri che sono occasionali, ci può seguire su quello che è una delle esperienze più belle e più significative che il Centro di Pastorale della Cultura sta facendo da alcuni mesi a questa parte, che è il sito www.tuttavia.eu, non eu, dove per me sono un ci sono persone che ci stanno lavorando, per finire di nominare sito, ma stanno facendo un bel lavoro. Nel mio piccolo ci scrivo un articolo di settimana perché mi pare che sia veramente un modo per fare.
Questo è un po' di reclamo, ma la faccio volentieri perché chiedo un po' pesante, perché questo non è un'iniziativa isolata, ma si inserisce nel percorso di un ufficio diocesano che sta cercando, non da ora, non dal sito, da tantissimi anni. Io fui nominato direttore nel 1990 al Cardinale del Pappalardo, sta cercando in tutti questi anni di dare il suo modesto contributo. Lascio adesso la parola a chi? Questo è il grande dubbio. Allora, a Sor Fernanda. Diciamo presentiamo brevemente i due relatori, anche perché il professor Paronetto viene da Verona, e Luigi Russo viene dalla diocesi di Gento Santa Maria di Leuca, quindi sono venuti qui apposta per noi e mi sembra davvero il minimo di presentazione. Sentiamo poco, sentiamo Scusate, Luigi Russo è giornalista e sociologo, ha lavorato in diverse testate, tra le quali Testimoni, Settimana, Il Regno, Adista, Avvenire, Ore 11. È direttore del Segno, che è la cosa anche forse più importante nel senso per noi qua, e che è responsabile della comunicazione della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Ed è qui perché ha conosciuto personalmente da giovane Don Tonino Bello, quindi lui darà proprio una testimonianza di questo accompagnamento, di questa realtà che ancora oggi è molto viva. Cioè Don Tonino Bello, anche se è morto 20 anni fa, è nella zona della Puglia, ma non solo, in tutta Italia, anche credo nel mondo, essendo stato presidente per tanti anni di Pax Christi, è una persona che attira moltissimi giovani, moltissima gente sulla sua tomba. Noi abbiamo avuto modo di vedere anche delle immagini. Cioè, è una persona a cui tanti fanno riferimento. C'è in corso anche la causa di beatificazione, ha scritto molto, però la cosa più importante è che è veramente una persona che ha vissuto il Vangelo e ha cercato di testimoniarlo in tutto quello che è stata la sua attività di vescovo, ma di vescovo è un'espressione molto bella. Don Tonino, fratello vescovo, una cometa nel cielo della Chiesa italiana, una persona a cui molti giovani fanno ancora proprio riferimento. E quindi Luigi ci parlerà di questa sua vicinanza a Don Tonino per tanti anni e poi passeremo la parola al professor Paroni. Grazie. Sto seduto, ho fatto un lungo viaggio anch'io, quindi la mia, come diceva Sor Fernanda, è una testimonianza. Non ho fatto studi su Don Tonino, Sergio Paranacco mi farà capire un lavoro straordinario che ho fatto in questo libro di raccolta. Ce ne sono stati tanti di studi su Don Tonino, tesi di laurea nella Fondazione Don Tonino Bello, che ha sede ad Alessano. Io sono di un paese che si chiama Corsano ed è a 2 chilometri di distanza da Alessano. Don Tonino Bello veniva a confessarci nelle nostre parrocchie, ci frequentavamo, giocavamo a pallavolo insieme, quindi la mia è un ricordo di una esperienza, diciamo, di vicinanza con una persona con la quale ho condiviso moltissimi momenti della mia gioventù, soprattutto. Non è che sia morto molto tempo fa, 20 anni sembrano tanti, ma è ancora viva la sua esperienza. Poi vorrei fare due valutazioni soltanto, anche in riferimento anche alle provocazioni che hai lanciato tu su Don Tonino e il suo modo di rapportarsi con la storia, la profezia e anche il martirio, perché non l'ha detto però prima, il martirio di Don Tonino, perché esiste anche questo. Qualcuno dice oggi che è morto per amore. Sì, è vero. Vi posso assicurare che da quanto conosco io, da quanto forse magari non si dice molto in giro, ma c'è stata nell'ultima parte della sua vita una evoluzione molto pesante da questo punto di vista, una sofferenza molto forte tra il modo di essere autenticamente cristiano e il modo invece col quale veniva impedito a lui come ragazzo di essere. E l'ultima cosa, vi do degli aggiornamenti sulla beatificazione, perché penso che anche questo forse sia interessante, anche se so che qui siete veramente felicemente
proiettati sul 25 di maggio, Don Puglisi. È bello che nella chiesa ci siano questa pioggia di santi, e stanno venendo fuori tanti, anche Oscar Romero. Quindi non stiamo parlando di cose, diciamo, fuori dalla storia, sono molto presenti e vivi. Quindi sono tre figure. Se, nel libro di Sergio Parrato troverete una fotografia che conoscevo di un Tonino che va a trovare il letto dove dormiva, dove viveva Romero. Per Don Tonino Bello Romero era una figura straordinaria, come dire, il cerchio si chiude. Io quanto tempo ho? 20 minuti. Allora, ho scritto il mio intervento, l'ho scritto tra l'altro, lo troverete su un libro, l'ultimo libro che sta uscendo, si intitola Ti voglio bene, e non sto facendo pubblicità ad altri editori, comunque è una raccolta di testimonianze di persone che hanno, come me, conosciuto direttamente Don Tonino Bello e che non per questo hanno fatto testimonianze per la causa di beatificazione, perché voi sapete che le cause di beatificazione hanno un percorso particolare, però quest'uomo, Tonino Bello, ovunque è andato ha lasciato dei segni, perché con le persone con le quali ha vissuto, io ho titolato così, Don Tonino Bello modello Emmaus, lui camminava sulle persone accanto, non insegnava cosa dovevano e cosa non dovevano fare perché cristiani, ma camminava con loro. La mia esperienza, infatti, comincia proprio così. Allora, ci sono persone che non invecchiano mai, che sanno parlare ai giovani, agli adulti, agli anziani, che sanno rompere il muro della paura e della incomunicabilità e penetrano discretamente nel profondo, suscitando comprensione, condivisione, compassione. Conquistano con le parole, ma anche con il corpo. Io voglio sottolineare il corpo nella dimensione di Don Tonino Bello, la vicinanza, l'affetto, vi dicevo di quel libro, Ti voglio bene, la carezza, ti confessavi da lui e non ti facevano inginocchiare, io ai miei tempi mi inginocchiavo ancora. La prima volta che mi sono confessato da lui, dicevo, ma che fai? Siediti qua accanto a me. Togliere subito quella distanza anche nel sacramento della confessione, che è un sacramento importante e significativo. Quindi anche la dimensione del corpo c'entra nella comunicazione di fede e proiettando soprattutto verso l'altro, verso l'alterità, senza paura, con fiducia. Questo è un tratto fondamentale in Tonino Bello, che lo rende giovane e lo sarà giovane per sempre, perché tutte le persone che vivono nella dimensione della speranza, della fiducia, e incarnando in questo modo la dimensione di vita cristiana autentica, sono persone che non moriranno mai. Ecco, Don Tonino Bello, questo è il mio teorema di partenza, appartiene a questa schiera di saggi, di credenti che non moriranno mai. E lo vediamo, io facevo vedere a Sor Fernando e anche agli amici prima, poco fa, le fotografie di ieri. Sulla tomba di Don Tonino Bello c'erano 350 persone, ma ci sono tutti i giorni che vanno. Una tomba di un Tonino Bello, una specie di affiliato fatto nel piccolissimo cimitero di Alessano, è un luogo dove si celebrano le eucaristie, dove si vanno. Lo sapete, una delle cose che stupisce è che a trovare un Tonino Bello vanno anche non credenti, ma tanti non credenti. Vanno lì in silenzio, si mettono su questa tomba, non so cosa fanno, se pregano, secondo me pregano, magari non pregano con l'Ave Maria. Persone che dicono io o lasciano il messaggio, io non credo in Dio, ma la figura di Don Tonino Bello ha lasciato un segno in me. Ecco, questo secondo me è forse il primo miracolo per la beatificazione, il fatto di poter avvicinare l'uomo a una dimensione di alterità totale che può essere Dio, che poi è vicina a noi. Allora, il mio ricordo con Don Tonino inizia il 10 di aprile del 74. Voi dite, ma com'è possibile? Ti ricordi esattamente la data? Sì. Era proprio una data precisa, io ero stato nel seminario della congregazione dei Paolini, lo sai, no? Questo, seminarista a Bari, le scuole medie a Bari erano degli anni un po' particolari, turbolenti, nel 72, 73, 74, a un certo punto noi decidemmo di andarcene tutti via un anno e quindi si azzerò completamente il gruppo, che eravamo tanti, tantissimi, dell'Italia era Puglia, Basilicata, Calabria. Eravamo tutti quanti lì a Bari. Ero andato via dal seminario, avevo 14 anni, quindi avete capito anche la mia età, 74, insomma, 14-15 anni,
e mi ero un po' allontanato dalla Chiesa, ma non perché mi avevano fatto qualcosa, ma perché non riuscivo a trovare un senso in quello. Dalle cose. Io ero vestito da, come si vestivano i seminaristi, di noi, stavamo sempre tutti i giorni a dire la messa, le preghiere, eravamo dei piccoli preti. Da noi si dice, ti hanno mandato a farti prete, no? A farti prete, ragazzi di 13 anni, 12 anni, non è che si possa ancora capire esattamente, però noi eravamo tanti, io venivo da una famiglia cristiana, ero uscito fuori quindi a segnare come tanti miei compagni di corso, ma non avevo più quelle motivazioni, se era in qualche modo, erano gli anni, guardate, forse le suore conoscono meglio di me, perché la ratio formazione si era un po' particolare in quegli anni, non si capiva bene, perché c'era un po' di concilio e un po' di preconcilio, e quindi non si riusciva a risolvere questo grosso conflitto e noi scappammo tutti via, però questo provocò in tanti di noi ragazzi un rifiuto anche, no? Un rifiuto oppure una disattenzione. Moltissimi dei ragazzi come me, io ero andato a Bari, non so, per un caso particolare, perché era venuto un sacerdote paolino, però come doveva succedere nella mia diocesi, il posto dove dovevo andare io era nel seminario diocesano dove era rettore Antonino Bello, quindi Antonino Bello era il responsabile del seminario diocesano e ci siamo conosciuti perché io stavo nell'altro seminario, quindi era un periodo che tutti, moltissimi andavano in seminario. Allora, mancava che cosa in me in quel periodo? La faccio breve su di me. Mancava un aggancio che rispetto alla dimensione della fede, avevo una diffidenza nei confronti dei sacerdoti, non ce l'avevo quei preti, ma una certa diffidenza rispetto a qualcosa che non riuscivo a capire. Quindi penso che tanti ragazzi, anche oggi forse, hanno questa diffidenza, non è niente di particolare, deve accadere qualcosa perché questa diffidenza cada, no? E che cosa deve accadere? Deve accadere un rapporto. Forse il rapporto non c'era stato, ma c'era stata soltanto formazione. Mi ricordo che un anno un sacerdote mi chiese di partecipare alle liturgie penitenziarie e proprio il 10 di aprile del 74 andai nella mia parrocchia e c'erano 5 giovani preti. Io ne scelsi uno a caso. Dai, davanti a questo momento. E lui mi racconto che cosa accadde. Era Don Tonino Bello, quindi me lo svelo dopo. Mi inginocchiai subito davanti a lui, come sapevo fare quando ci si confessa, e pronunciai la formula di rito: perdonami padre perché ho peccato, avevo 14 anni, e lui subito: ma che fai? Siediti accanto a me, parliamo. Vabbè, il suo sorriso mi disarmò, non capivo se stavo davanti al giudice che doveva darmi la condanna o l'assoluzione, e lui mi anticipò e mi disse: come ti chiami? Cioè, non è che peccati hai fatto, come ti chiami? E io gli ho detto: Luigi, no? Lui dice: dai, dai, proprio così, con questa espressione, dai, dai Luigi, raccontami di te, non ti preoccupare, prenditi il tempo che vuoi e se vuoi. Mi sono guardato indietro, c'erano 50-60 ragazzi che stavano per confessarsi, anziani, che come tutto il tempo, sì, prendi il tempo che vuoi, non mi sembrava vero. Io raccontai quindi la mia storia di fede, il seminario, mi ascoltò in maniera proprio incredibile, le mie perplessità sul clero, sulla fede, lo scandalo che avevano suscitato in me alcuni comportamenti, la freddezza rispetto alla Chiesa che ti fa sentire vecchio, fuori dal mondo, che ti dice soltanto no, non devi fare questo, non devi fare quell'altro, valori non negoziabili, cose di sto genere. Egli capiva la mia fatica e la mia rabbia, ma non espresse mai giudizi su di me e neppure su quelli che mi avevano dato delle controtestimonianze. Ecco, era capace di cogliere il bene e di indicare una via per il bene, e questo fece quella sera con me. Ricordo che mi chiese di frequentare di più la parrocchia, che tante cose le avevo dimenticate e perdonate col tempo, che dovevo imparare a distinguere gli errori miei e degli altri, ma soprattutto cominciare a essere io artefice di cambiamento della Chiesa con il mio impegno. Mi assolse con la formula di rito e con un'affermazione che mi lasciò esterrefatto. Gesù ti abbraccia, mi disse, conoscilo meglio e sarai felice e renderai felici gli altri che ti stanno accanto. Raccontarla così velocemente a voi sembra una cosa di un attimo, ma per me è stata una rivoluzione copernicana. Cioè, mi metto in ginocchio davanti a un prete e dice: siediti, raccontati, mi chiama per nome, sarebbe da esaminare tutta questa forma di relazione che lui aveva nei miei confronti, perché ha tutto un significato, e guardate che questo lo faceva con tutti, lo faceva con i credenti, con i non credenti, con i vicini, con i poveri, con i ricchi, con tutti, era così.
Per questo ti voglio bene, come formula, diciamo, l'espressione, la prima evangelizzazione che ho fatto. Per me quel colloquio, confessione atipico, fu una svolta. Cominciai a frequentare la vita parrocchiale, sentii la chiesa come la mia casa, anche se incontravo degli ostacoli, e mai più me ne allontanai e praticai strade sempre più profonde di conoscenza, fino a quella del monachesimo interiorizzato. Don Tonino ruppe il muro della mia diffidenza e mi insegnò un metodo per capire la religione, la chiesa, ma soprattutto che la vera fede è un rapporto con Dio, con i fratelli, con tutti i fratelli. Dopo cercai sempre conferme a questo teorema verità nelle tante esperienze che ho vissuto anche con altre comunità, come la comunità di Don Barsotti, e sono andato a vivere in giro per l'Italia e oltre. Allora, due riflessioni su Don Tonino. Dopo un po', dopo quel giorno, il 10 aprile, seppi molto di più di questo sacerdote, mi incuriosì moltissimo. Era proprio, lui ancora era sacerdote, giovane, stava in seminario, giocava a pallavolo, voleva sempre vincere, guardate che non era uno che quando giocava a pallavolo si arrabbiava se non vinceva, lui faceva giocare gli altri ragazzi, la squadra che aveva fatto lui, dei ragazzi del seminario, arrivò fino alla Serie B in pallavolo, mica da niente, insomma. Si chiamava Don Tonino Bello, gli portava in giro per la 500 e in 500 ce ne metteva 7-8 poi le persone, era fatto un po' così. Quella 500 poi si è portata anche a Molfetta, non so se avete saputo sì, l'aneddoto, quando si presentò davanti all'episcopio con la macchina, bussò e gli aprirono la porta e c'era il custode e dice che vuoi? Era il pomeriggio, le due. Dice veramente io sono il vescovo. Sì, il vescovo. Allora, era maestro del seminario minore, organizzava attività sportive, era sempre insieme ai giovani, amava il mare, suonava la fisarmonica, scriveva poesie, tutte queste cose le sapete, era molto attento alla dimensione della fede vissuta nella carità, nella giustizia locale, planetaria, e non è dopo che è entrato in Pascristi, già da prima queste cose le sentivamo, perché era proprio un modo di vivere il suo sacerdozio, non è che si è trasformato, l'ha conosciuto, l'ha amato il sacerdozio, che viveva nell'essenzialità, aveva fatto la scelta di una donna povertà, lui la spiritualità francescana, era secolare francescana, se non proprio nella povertà, e non era attaccato ai soldi e al potere, zero, proprio, questo non è, per lui non esisteva, lui era già allora giovane prete, tutto quello che dopo si sarebbe esplicitato nella sua missione pastorale di vescovo e di presidente. Se in verità che era anche tanto criticato dai suoi confratelli della diocesi, non solo della diocesi, ma ne capivo la ragione. Egli riusciva dove altri fallivano, tutto qui. Il rapporto con i giovani in particolare riusciva in maniera straordinaria. Oggi erano 300 giovani ieri sulla tomba di Antonino Belli. Io ogni volta che ci vado rimango esterrefatto. Ma come fanno questi ragazzi giovani adesso? È morto 20 anni fa, avrebbe 80 anni quasi adesso, non è che sia è giovane. No? Ma anche la sua dimensione di fede planetaria, cosmica, che è assai diversa rispetto alla fede professata e insegnata da tanti nella Chiesa, più difensiva e moralistica. Questa evidentemente interessa poco. Vi voglio dire alcune cose che però si dicono poco di Don Tonino. Ci incontrammo diverse volte con lui negli anni successivi, perché io andai a vivere a Bologna, studiai a Bologna, mi sono laureato a Bologna, ho lavorato come giornalista presso i Dioniani e poi anche durante il periodo dell'università. Lui veniva spesso a Bologna perché, come saprete, come vedrete anche nel libro, a Bologna aveva studiato a Lonarmo, aveva fatto l'esperienza proprio degli operai, era andato a studiare, si era specializzato, non sto parlando troppo di questo perché sicuramente sono cose che conoscete. Lui veniva quindi spesso, anche dopo che diventò vescovo, e il nostro appuntamento con lui era fisso in stazione, o la sera tardi perché lui arrivava, perché doveva andare magari a Verona, doveva andare, però si fermava, faceva il cambio a Bologna, oppure la mattina presto. Questi erano appuntamenti che si dava con me, io ovviamente la sera ce la facevo bene, la mattina, ma lui stava là, dormiva in sala d'attesa di seconda classe. Tranquillamente, anche lui se arrivava, stava in stazione, era vescovo, non è che era, si sedeva lì, qualche mattina poi invitava anche i poliziotti a portare il caffè ai poveri, no? E quando lo riconoscevano, era questa croce di legno. Oppure ci vedevamo con lui quando veniva a parlare a Bologna, nelle parrocchie, nelle pressioni religiose. Lo incuriosiva, questa è una cosa che io trovo molto poco,
in chi l'ha osservato. Lui, impegnato in quel periodo sul fronte della pace e della giustizia, mi incuriosiva molto la ricerca che io facevo rispetto al tema del monachesimo. Sulla scia di maestri come Dossetti, Bassotti, avete sentito di Dossetti, Arturo Paoli, La Pira, riteneva che l'acquisizione di un giusto equilibrio tra interiorità e impegno di testimonianza fosse cruciale per l'efficacia dell'evangelizzazione. Non era mica uno così superficiale che era impegnato, cioè questa era una cosa che mi incuriosiva moltissimo e con me discuteva abbondantemente rispetto a questo. Probabilmente da questi nostri ragionamenti, che si protraevano a lungo, scaturì anche quella idea che poi fu semplificata nella formula contemplativi, era una delle formule che ricorrono spesso, no? Contemplativi e attivi, era come dire, la sintesi che Antonino Bello, che va di pari passo con quell'altra, che era la convivialità delle differenze. In queste due espressioni di Don Tonino io lo riconosco in pieno. La convivialità della differenza, cioè la capacità di relazionarsi con tutti, anche i diversi, anche con i non credenti, anche con chi non la pensa, anche con chi è nemico a volte, e la contemplazione, quindi una interiorità molto forte, ma anche un'attenzione all'altro. Non poche volte abbiamo anche avuto scambi su queste tematiche con lui. Lui certo era la manifestazione concreta e immediata di questa capacità di sintesi, da testimonianza concreta e radicamento nella fede. Non so quanto ci è arrivato con ragionamento, ma era proprio nel suo corpo che si vedeva chiaramente la sintesi tra queste due dimensioni, di interiorità e di impegno, di responsabilità e di testimonianza. È straordinario, guardate, se nella vita capita una volta soltanto di incontrare un santo così, che vive nel proprio corpo, oltre che nelle parole che sa dire, questa sintesi, guardate, il giorno dopo voi siete cambiati. E credo che sia questa una delle forme più grandi di evangelizzazione, un miracolo più grande che si possa raccontare, avere la fortuna di essere davanti a una persona che vive proprio nel proprio corpo questa sintesi. E non ha importanza se uno ha il tumore o non ha il tumore, o se è povero o se è ricco, ma se vive nel suo corpo anche, nel suo protrarsi col corpo. Io non lo immagino Don Tonino come una persona seduta che sta a ascoltare, ma immediatamente lo sento come uno che si protrae, un braccio che si allarga e che ti abbraccia, ma per Cristo, non perché avesse bisogno di contatto fisico con gli altri. Proprio era Cristo che si dilatava nel suo corpo, ed un Cristo però conosciuto nella profondità, oltre che trasmesso appunto nell'impegno di testimonianza. Non so se sono troppo a lungo, ma cerco di finire subito. Questa sintesi non era immediatamente verbalizzabile, soprattutto faceva difficoltà in corso di una chiesa, quella italiana degli anni 80-90, nei quali la riflessione era invece orientata sull'emergente priorità della conquista della cultura, ricordate il progetto culturale, eccetera, oppure della conquista della politica, oppure della conquista dell'economia, tutte queste grandi conquiste che non abbiamo mai fatto e che non faremo mai. E d'altra parte si affermava anche un rischio, che ancora non è stato tolto, di una spiritualità disincarnata, addirittura miracolistica in quegli anni. Non era... Il Papa invece era molto impegnato sull'evangelizzazione, ma proprio puntando sull'azione carismatica del Papa che evangelizzava. Mi ricordo che chiesi spesso a Don Tonino, anche a causa della mia professione di giornalista, di aiutarmi a trovare le parole e le idee per sostenere il concetto della spiritualità dell'impegno, che cercavo anche di affrontare all'interno di tanti amici e amiche della vita consacrata con i quali ho condiviso parte della mia vita. Era una grande fatica in realtà, osservandolo, interrogandomi sul suo modo di essere e di vivere, compresi che non c'era una formula definita o definibile, un modello esportabile facilmente di questa sintesi. Allora con lui una volta parlammo di una fede sul filo del rasoio. Questa fu la formula che in qualche modo ci convinse. L'ultima volta che parlavamo di questo era il 26 del dicembre del 1992, quando era tornato da Sarajevo, e nonostante che fosse, come dire, cariato al proprio interno da questa malattia terribile e anche dalla chemioterapia e anche dal viaggio, parlavamo di questa fede sul filo del rasoio, perché guardate, è importante dare ragione alle cose delle quali cerchiamo di vivere o testimoniarle, perché se non le capiamo, se non capiamo
che cos'è la fede, non riusciamo a trasmetterla né con il nostro corpo né con le parole che diciamo. Lui era una persona che immediatamente riusciva a colpire le persone con la sua autenticità, con la poesia, con la parola, eccetera, però era una persona che viveva nella propria anima, nel proprio profondo, una ricerca molto forte. Quindi dicevo, una fede sul filo del rasoio, in che senso? Sul filo del rasoio perché si è totalmente proiettati in Dio, perché uno che vive una fede cristiana adulta vive un rapporto profondo con Dio, tanto da... da rendere quasi assoluto questo rapporto, no? Noi immagini della vita contemplativa, pensiamo che nella vita contemplativa una persona viene assorbita totalmente in Dio. Quello vale per le contemplative, ma vale anche per te, religiosa, impegnata nel mondo, o per me, laico, per chiunque. Quello vale, quel rapporto. Ma vale anche la necessità di vivere un rapporto totale, profondo, con i fratelli. Le due cose non si possono dividere, quindi uno vive sul filo del rasoio e viene bruciato, forse, perché non è più lui che vive, ma è Dio che deve entrare a vivere in lui, in questa dimensione. Quindi una fede sul filo del rasoio. Poi ho tentato con Antonino anche di trasmettere all'interno della CEI, queste idee, anche dopo la sua morte, con Monsignor Mario Berti, che anche lui è deceduto successivamente, in un gruppo di lavoro sulla vita consacrata. Non era molto facile nella Chiesa italiana, vi devo dire la verità. Allora, finisco dicendo qual era il suo modello di rapportarsi e quindi di evangelizzare. Soprattutto lo definisco in 5 punti. Mettersi accanto, non giudicare, non voler insegnare a tutti i costi. Secondo, entrare in relazione, partecipando con le parole, con il corpo stesso alla vita dell'altro, cercando di trasmettere in questo mondo la forza, lo stupore dell'amore trinitario, che è comunione, fraternità, dialogo, ascolto. Suscitare, attenzione a questo, suscitare nell'altro lo stupore per la grandezza dell'amore di Dio, perché io ti posso aiutare, ma devo anche portarti a stupirti dell'iniziativa che Dio ha nei tuoi confronti. E questa è la bellezza della fede. Don Tonino era bello di nome e anche di fatto, perché riusciva a farti innamorare di Dio, a farti sentire che Dio è un'esperienza della quale tu non puoi proprio farne a meno. Spingere l'altro a credere nelle proprie possibilità e a sperare anche oltre la ragionevolezza. Quando lui andava dai poveri non era perché faceva pietà, per pietà questo, ma perché voleva portare le persone ad andare anche oltre le proprie possibilità e ti metti accanto per aiutarli a diventare autonomi. Spingere l'altro a dare il proprio contributo al cambiamento della Chiesa, della società. Questo è successo a me con lui ed è successo a tantissime altre persone che lo hanno conosciuto. La sua, dunque, finisco qui, avrei altre cose da dire ma è troppo tardi, era un'evangelizzazione per contagio d'amore, un modello Gesù con i discepoli di Emmaus. Grazie di cuore a Luigi per la passione con cui ci ha comunicato la sua esperienza. E adesso sentiamo Sergio Paronetto, che ha insegnato per 40 anni, ha scritto questo libro di cui abbiamo già accennato, ed è vicepresidente per l'Italia di Pasquest, di cui Don Tonino è stato per diversi anni presidente, dall'85 al 93. Il libro è molto bello. Voi non pensate che perché siccome sono Paolina io faccio la pubblicità. A me per dovere capita di doverli leggere, ma sinceramente trovo che questi ultimi libri che personaggi che stiamo presentando hanno da dire molto, molto proprio interiormente. Cioè, noi parliamo sempre di autoformazione e non sappiamo a volte cosa voglia dire, però io credo che leggere per esempio questo libro di Sergio fa venire il desiderio proprio di lavorare sulla pace, ma una pace che nasce da di dentro, senza di guerre, alla mancanza di conflitti, ma a come maturare dentro di noi una gestione dei conflitti e la convinzione che la pace non è qualcosa di buonismo, qualcosa, ricordiamoci bene la romana, ma molto di più, cioè proprio un'interiorizzazione profonda di questo rapporto
che si ha con l'assoluto. Quando mi diceva prima che sulla tomba di Don Tonino ci vanno anche non credenti, ma in effetti è così. Cioè, Don Tonino parlava a tutti, e la cosa bella è scoprire come la dimensione anche dell'Eucaristia, che lui ha vissuto anche nei momenti, diciamo, estremi, come già consumato dal cancro, si vede dalle foto, era già, ma anche l'essere andato già così grave a Sarajevo, i momenti, adesso noi siamo una guerra lontanissima, ma poi basta prendere il mappamondo e vediamo, facciamo prima dire dove non ci sono conflitti, dove non ci sono pochissimi, anzi forse non esistono i posti. Quindi questo libro, sono quasi 300 pagine, ma è un leggere che ti porta dentro, e sinceramente a me ha fatto molto bene. Ti fa aiuta a entrare in questa persona che è Don Tonino, al di là del solito, perché poi ci sono tante cose anche inedite. Quindi Sergio, se ci vuoi introdurre a questa, a come sei arrivato anche a scrivere questo libro. Buonasera a tutti. Grazie della vostra presenza, grazie delle Paoline, grazie anche a Savagnone, che io ho sentito alla settimana sociale di Reggio Calabria nell'ottobre del 2010 e che ogni tanto leggo, cito lui, siamo sempre in ambito toniniano, cioè di Don Tonino, perché alcuni libri che ha scritto, ad esempio Maestri di Umanità alla Scuola di Cristo, contengono molte immagini e intuizioni di Don Tonino. Questa necessità di superare l'incoerenza, di superare la frattura tra le parole e i fatti, lui dice tra il piano nobile, no, e il piano terra, perché nella Chiesa e nella società si fa uno spreco di belle parole, abbiamo anche nella Chiesa, no, lui diceva, documenti splendidi, splendidi, anche sulla pace c'è un magistero meraviglioso, ma il piano terra poi, e la strada vicina al piano terra, la piazza, è che presenta incoerenze, drammi, sofferenze, ferite, problemi. L'altra immagine che lui usa ogni tanto è la ferita che può diventare feritoia, dico lui, ma perché l'ha presa da Don Tonino, bello. E il fatto cioè che le nostre ferite, come le stimmate di Cristo, no, che ci fanno soffrire, a guardarle bene contro la luce, appaiono come delle feritoie, sono dei varchi di possibilità, sono delle fonti di luce. Quindi c'è la possibilità, quella stupenda immagine che Don Tonino prende dai salmi, di mutare il lamento in danza. E quanti salmi lui cita richiamandosi alla gioia? No, hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco e mi hai rivestito di gioia. Mi hai rivestito di gioia, perché la fede è innamorarsi, lo diceva Luigi Russo, di Gesù Cristo. La fede cristiana, lui lo diceva spesso ai credenti, è provare il brivido della passione per l'amore di Cristo. È rabbrividire, dice, sentire la pelle d'oca per il messaggio di Cristo che può incendiare l'animo dei sognatori di una umanità rinnovata. Ecco, i credenti allora devono alimentare il fuoco, il roveto ardente della pace, lo chiama anche il fuoco della festa, che può bruciare anche nella notte, e quindi la possibilità di accendere queste luci per camminare. E poi, ecco, ricordo sempre, venendo qui a Palermo, ecco, ci sono passato alcune volte negli anni 60, anche con Gabriella, mia moglie, che è qui, dopo il terremoto di Santa Ninfa, Partanna, perché io ho conosciuto Don Antonio Riboldi, che era parroco di Santa Ninfa, che poi è diventato vescovo di Acerra, ed è stato un amico di Don Tonino per tanto tempo, e mi ricordo che il cardinale Carlo Maria Martini, una splendida figura della Chiesa italiana e mondiale, ha invitato proprio Tonino Bello e Antonio Riboldi congiuntamente, c'è una bella foto anche nel Grembiule, che è il giornale di Alessandro,
a Milano a predicare nella cattedrale, nel Duomo, sui temi del Sud, sui problemi del Sud. E Tonino Bello ricordava spesso questa enciclica di Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis dell'87. Lui cambiava la parola socialis in meridionalis, Sollicitudo Rei Meridionalis, e faceva, andava avanti a Milano a parlare davanti appunto a Carlo Maria Martini di questo, assieme appunto a Antonio Rivoldi. Poi un'altra cosa che è importante per me ricordare, proprio oggi ho visto anche il Duomo questa mostra, ho visto tante cose anche sulla beatificazione di Padre Puglisi. Ecco, ricordo che alcuni amici palermitani, che sono amici anche di alcuni veronesi che ogni tanto venivano a trovarli qui, hanno accostato Don Tonino a Padre Puglisi e a Danilo Dolci come maestro di lotta non violenta contro le mafie. Io cito questo, che l'ho trovato anche nel suo archivio, il fratello di Don Tonino, a pagina 168, citando anche gli amici palermitani, che adesso non posso ricordare, ma velocemente ci sono stati dei documenti negli anni 2000, 2004, 2005, no? Di gruppi palermitani, non so, leggo di corsa a Bagnato, Cavadi, Cozzo, Malleo, San Filippo, Santino, Torcivia, Villa, Scordato, Fantossi, poi un ammissaglio e Francesco Locascio, Ongaro, Altieri e altri 10 che non sono ricordo, che hanno proprio cercato di programmare degli interventi non violenti contro la mafia, richiamandosi proprio a Tonino Bello, a Pino Puglisi e a Danilo Dolci, persone diverse, no? Anche di orientamento diverso, che hanno offerto insomma la loro testimonianza anche in questo settore. Io poi collego anche alcune cose di Don Tonino e al Movimento Libera, che è uno dei movimenti in Italia non violenti più ampi, più ricchi e più attivi, e a Ciotti, a Brigantini e ad altri, ecco. E quindi mi sembra significativo, sono venendo qui e riflettendo su tutte queste cose e anche altre, e fare quest'anno, 2013, in memoria di Tonino Bello, proprio a 20 anni dal suo giorno pasquale, noi lo chiamiamo, il suo giorno pasquale, nel 2013, proprio l'anno in cui si ricorda, si continua a ricordare l'inizio del Concilio e la pubblicazione della Pacem in Terris, documento stupendo, l'enciclica della dignità umana, della profezia della pace. Profezia, appunto, è il titolo, no, anche di questo incontro, su cui diremo qualcosa. L'anno della fede, perché la pace e la giustizia sono anche problemi di fede. L'anno che è cominciato con il messaggio di Benedetto XVI, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. L'anno della rinuncia di Benedetto, un gesto di pace. E l'anno dell'inizio del nuovo pontificato di Papa Francesco, che apre appunto strade nuove o rilancia appunto tante tematiche, e quella che Tonino Bello chiamava la Chiesa del Grembiule, no? La Chiesa del Servizio. Il Grembiule è l'unico paramento sacro, autentico, doc, l'unico, l'unica veste che Gesù Cristo ha assunto, no? Giovanni si alzò da tavola, cinse l'asciugatoio e lavò i piedi, così come ha fatto Papa Francesco ai bambini, ai ragazzi, anche la ragazza musulmana, all'inizio del suo pontificato. Lavare i piedi, ma lavare i piedi perché i piedi possono poi camminare. L'altra cosa che mi ha colpito molto, la prima volta che ho sentito Don Tonino è a Verona, no? Il 30 aprile del 1989, era uno degli incontri del Movimento dei Beati Costruttori di Pace, con cui Don Tonino era molto collegato, perché il movimento pugliese contro i missili a Comiso, ma prima anche contro la militarizzazione del territorio, contro i caccia, gli aeroplani F-16, no, che mi richiamano un po' gli F-35 oggi, anche se gli F-35 sono più pericolosi degli F-16. Ecco, Don Tonino aveva
teneva, aveva molti amici, no, pugliesi, che erano collegati con amici veneti e lombardi dentro questo movimento, no, che si chiamava e si chiama ancora, anche se in forma ridotta, Beati Costruttori di Pace. Ecco, lì mi è rimasto impresso questo fatto, no? Questa idea della beatitudine come cammino continuo. Cioè dire beati, no, lui poi si richiamava, adesso non voglio assolutare, si richiamava anche a delle esegesi dell'ebraico, l'uso delle parole, il significato delle parole soprattutto mi piaceva molto. Beati, no? Beati i miti, beati i poveri, beati gli affamati, assetati di giustizia, beati gli operatori di pace. La beatitudine non indica una situazione di tranquillità, non indica una situazione raggiunta e uno è contento, è arrivato, è beato. Ah, beato te che fai questo, beata te, sono tranquillo. Tutto l'opposto. Beato vuol dire in piedi. In piedi, perché nella parola beatitudine c'è la dimensione dell'energia, del dinamismo per realizzare quello che si proclama, che è un dono di Dio, ma che diventa impegno umano, diventa azione, diventa iniziativa, diventa cammino insieme con gli altri. Per cui dire beati è come dire in piedi. Tu che cerchi la giustizia, in piedi. Tu che vuoi la pace, in piedi. Tu che sei mite, in piedi. E abbi la fierezza della tua mitezza, che è la più grande delle virtù, perché i miti erediteranno la terra. Questa cosa mi rimane scolpita. I miti erediteranno la terra, non il paradiso chissà dove, non il futuro chissà quando, la terra, cioè la dimensione umana della fede che si incarna appunto in questa azione. E la beatitudine sta appunto in questo camminare. Beati gli operatori di pace, non i pacifici e neanche i pacifisti in senso generico, gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli e figlie di Dio. Figli e figlie di Dio, una cosa strepitosa. Siamo dentro la famiglia di Dio, dentro la famiglia divina, che è trinitaria, che è comunione. Lui diceva uno per uno per uno, è sempre uno. E quindi la Trinità, che vuol dire vivere per gli altri e vivere con gli altri, che vuol dire che siamo tutti uguali, tutti differenti e tutti in relazione. Lui diceva di aver imparato questo, non so se sia... comunque l'ha detto una volta da un prete calabrese che lavorava con gli zingari, che gli spiegava cosa era la Trinità. Diceva questo prete, Don Vincenzo, che io cito, io spiego così ai miei ragazzi la Trinità: non uno più uno più uno, tre dei, tre cose diverse e distinte, ma uno per uno per uno, una moltiplicazione per cui uno va dentro l'altro, l'altro dentro l'altro, tutti e tre sono in relazione, tutti e tre sono Dio, sono comunione, Dio è comunione. Per cui l'umanità dei figli di Dio è la comunione appunto delle persone, tutte uguali, tutte differenti, perché ognuno ha il suo carisma e il suo genio, e tutte in relazione. E anche il conflitto, la trasformazione non violenta dei conflitti, anche il conflitto può essere aperto, la polemica, mantenendo la relazione. Questa è la grande scoperta della non violenza di Don Tonino, ma anche di tanti altri che anche lui, con cui lui è in connessione, in collegamento. Per cui è beato non chi è, pensa di essere arrivato senza magari essere partito, dice ironicamente in un discorso dei giovani, ma è beato chi parte. Ecco, Arturo Paoli, che citavo prima, dice, è ancora vivo, ha più di 100 anni, i fratelli Charles de Foucault erano dei maestri di Don Tonino, assieme a tanti altri, che dice di essere arrivato alla fine, dice, ecco, io sto completando il mio cammino e sto partendo. Cioè, vede la sua conclusione appunto come un nuovo inizio. Ma del resto Don Tonino, prima di morire, parlando ai giovani e poi scrivendo, dice: attenti, le cose vanno male, sembra che andiamo verso la catastrofe, sembra che tutto vada male, siamo tristi, ma non contristatevi, per favore, non siate pessimisti, scettici. I credenti in particolare hanno il germe della resurrezione del loro corpo proprio, vitalmente, per cui i credenti vanno verso un nuovo inizio,
non andiamo verso la fine, non c'è la fine, la distruzione, andiamo verso un nuovo inizio, verso appunto la rinascita, verso appunto la resurrezione, attraversando anche il dolore, la sofferenza, eccetera. Allora la sua profezia è quella che io velocemente indico in queste quattro cose del sottotitolo, che sinteticamente ho scritto pedagogia politica, cittadinanza attiva e vita cristiana. Cioè per me la profezia in lui, profezia è una parola impegnativa che vuol dire tante cose, ma è un po' che il Concilio Vaticano II della Lumen Gentium dice che tutti i credenti, per il fatto di essere credenti, sono sacerdoti, profeti e re. E Don Torino ha una stupenda omelia crismale del Giovedì Santo dell'86 e spiega in che senso, adesso non posso citarla, noi siamo sacerdoti. Sacerdoti perché i ministri del convito, della fraternità, della tavola comune, questa convivialità è portare il pane, mangiarlo insieme, condividere il pane comune, possibilmente prodotto in modo giusto, libero, fraterno e solidale. No, e la profezia poi significa appunto annunciare, denunciare, annunciare, vedere il futuro, la capacità di vedere anche la luce nella notte. E lui dice proprio, a proposito di profezia, me lo suggerisce appunto anche Giuseppe, è malinconico osservare oggi, se si accettano le audaci sortite del Papa o di qualche episcopato, di qualche gruppo, i tentennamenti delle nostre chiese. Quello della pace, la pace collegata alla giustizia, sembra un campo minato da mille prudenze, recintato dal filo spinato di infinite circoscrizioni, protetto da pavidi silenzi. Non ci decidiamo ancora, come popolo profetico, a uscire allo scoperto. Ci nascondiamo dentro i fortilizi delle logiche umane. Viviamo ambigue neutralità. Ambigue neutralità. Che tutto possono essere meno che disarmate. Ma se tacciamo noi cristiani, eredi della profezia di pace di Cristo, chi si assumerà il compito di dire alla terra che scivolando sui binari che ha imboccato corre verso l'abisso? Coraggio, miei cari fratelli profeti. Diciamo che ogni guerra è iniqua, promuoviamo una cultura di pace che attraversi tutta la nostra prassi pastorale, denunciamo che arretra l'ingiustizia della corsa alle armi, insorgiamo quando vengono violati i più elementari diritti umani in ogni angolo del mondo. E si sale sulla croce, appunto come martiri, ogni volta che si contrastano le logiche correnti tributarie degli schemi pagani del profitto, ogni volta che si afferma che la produzione delle armi, il commercio degli strumenti di morte e il segreto che copre il loro traffico sono una grossa violazione alla giustizia, un attentato gravissimo alla pace. Il vero dramma delle comunità cristiane è di non aver assunto ancora la pace e la non violenza come unico abito di società veramente firmato dal Signore e continuare a baloccarsi con vestiti contraffatti. Dovremmo essere più audaci. Il Signore ci ha messo sulla bocca parole roventi, ma noi spesso le annacquiamo con il nostro buon senso. Ci ha costituiti sentinelle del mattino, annunciatori di cieli nuovi che irrompono, e invece annunciamo cose scontate che non danno brividi e che non provocano rinnovamento. Ecco, allora dicevo prima, questo spirito, questo slancio profetico, che è la capacità di denunciare, ma è di annunciare, e di denunciare con fiducia della possibilità di cambiare per poter camminare insieme, ecco, io la vedo in lui come educatore, pedagogia, come cittadino attivo, fratello dei poveri e politico, tra virgolette, del bene comune, politica, protagonista dei movimenti per la pace e attore di un nuovo diritto internazionale, cittadinanza attiva, e credente, credibile e creduto, diceva spesso così, essere credenti, essere credibili, perché se non si è credibili non si è neanche credenti, certo, perché lo stile
del credente è un tutt'uno con la sua fede. Quindi le parole, i gesti, gli atti, le cose che facciamo, i mezzi, si dice, no? Non sono estranei al fine, sono il fine che si realizza adesso. Quindi, quando parliamo di grandi valori, la pace, la giustizia, la democrazia, questi non sono chissà quando, chissà dove, in un futuro, nell'aldilà o nell'aldilà. L'unico modo che noi abbiamo per poterli, come dire, testimoniare o farli vedere sono i mezzi che utilizziamo. Quindi i mezzi di pace, i mezzi di giustizia, i mezzi di partecipazione, e le beatitudini che ci indicano anche. Ecco la grande intuizione della non violenza, che appunto anticipa nell'oggi ciò che è futuro, cioè che rende presente ciò che viene appunto sognato, immaginato, intuito. Ecco, quindi è già una manifestazione concreta, no, della volontà divina. E questo è molto legato ad alcune affermazioni di Gandhi, ma anche poi di Capitini, che non c'è una via alla pace infallibile. La pace è la via che noi facciamo, possiamo dirlo, per la giustizia. Quindi gli strumenti che usiamo, i mezzi che usiamo, sono l'unico modo per rendere visibile oggi, perché noi viviamo nell'oggi, l'oggi di Dio, direbbe Schultz, no? L'oggi di Dio, che viviamo tutti. E non occorre essere giovani o anziani. Non è detto che il giovane sia automaticamente il futuro e l'anziano sia automaticamente il passato. Perché tutti, giovani e anziani, viviamo all'oggi di Dio. È qui che testimoniamo appunto ciò in cui crediamo, è qui che viviamo la nostra vita, e ogni età contiene al suo interno appunto una possibilità di vita e di novità che può insegnare agli altri, insegnare e imparare, no? Dire e ascoltare, affermare, ma sapere anche contemplare, eccetera. Ecco, allora, la prima dimensione della sua profezia è proprio l'educazione, la capacità di essere formatore, maestro, no? E in lui c'è un itinerario pedagogico formidabile, e la sua pedagogia non è rivolta a predicare idee, dottrine, no? Ma a definire concetti, ma lui popola l'itinerario formativo di esperienze, storie, volti, colloqui, incontri, viaggi, gesti, segni e tanta musica, tanta poesia, no? Tanta musica, le parabole, tante esistenze. Non gli interessano le essenze, le esistenze, così facciamo anche prima, che mi piaceva fare le assonanze, le rime, perché la pace, la giustizia, i grandi valori sono tutte arti che si imparano. Ad esempio, mi sono notato tra le tantissime quattro canzoni importanti che possono costituire un itinerario pedagogico, ad esempio vedere il cielo in una stanza. Lui collega Gino Paoli a San Bonaventura, pensate un po', San Bonaventura è il capo dei francescani, dopo Francesco. Vedere c'era una. San Bonaventura diceva ai suoi monaci, no, considera la cella dove vivi come un cielo. Ma del resto i francescani hanno questa idea, no? Nei fioretti di Francesco i francescani vanno lì, chiamano uno, dicono che vuole vedere dove vivono, dov'è la vostra chiesa? Le portano sopra un colle, sopra un monte. Ecco la nostra chiesa, tutta la creazione è la chiesa, quelle persone lì, questa è la chiesa, la basilica maggiore, dice Tonino Bello, la vera casa del re, cioè il vero tempio sono le persone. Ma questo è San Paolo, siete tempio dello Spirito Santo, e nell'Apocalisse dice, erano in piedi davanti all'agnello e il tempio non c'era più. E quindi sono le persone che si amano e credono con fiducia che sono il Tempio di Dio, che sono appunto la Basilica Maggiore, la casa divina, la casa regale divina. Ecco, allora vedere il cielo in una stanza è vedere il cielo in ogni luogo chiuso. Vi dico velocemente quello che a volte cantava, a volte diceva, no, ai giovani. Far entrare il mondo nella propria casa, respirare con il mondo e cogliere anche l'interconnessione dei problemi, vivere l'interdipendenza perché apparteniamo gli uni agli altri, no?
e tutto questo per poter metterci insieme per fare un tavolo, la canzone di Endrigo. Per fare un tavolo ci vuole il seme, ci vuole l'albero, ci vuole l'albero. E questo lo ripeteva un sacco di volte, io me lo sono anche segnato, perché la canzone Per fare un tavolo, che io trovo dove? Qui a pagina 161, la canzone Per fare un tavolo per lui rappresenta, no, rappresenta la necessità di costruire il tavolo durissimo, il tavolo sanguigno della vita di tutti i giorni, il tavolo simbolo delle cose materiali, il tavolo della salute, del lavoro, della famiglia, del denaro, della casa, dei rapporti, il tavolo duro della vita. Come si fa? Si fa partendo, appunto, curando la terra, l'albero, il seme e il fiore. Per fare la vita ci vuole un fiore. Quindi per fare il tavolo della vita, il tavolo della pace, poi il tavolo della nostra fraternità, occorre appunto coltivare la bellezza, essere delle belle persone. E c'è una spiritualità della bellezza che ritorna spesso, no? Che si richiama anche a tanti teologi, ma la capacità, lui leggendo poche righe, di collegarsi a varie teologie, a vari filoni teologici. Prima citavo la chiesa del servizio, del grembiule, ma possiamo chiamare la teologia narrativa, la teologia trinitaria, la teologia ecumenica, la teologia della speranza, la teologia della liberazione, teologia appunto della gioia, perché sono le domande che lui poneva, i giovani sono delle domande bellissime che lui si richiama al suo maestro, ai giovani, no? Cosa fa Dio tutto il giorno? Cosa fanno le stelle nel cielo? E perché quando prendiamo una farfalla ci resta l'argento tra le mani? E perché l'arcomaleno dura così poco? E poi andando avanti anche a Efeso, quando è andato ad Efeso, altre domande, perché quel bambino è morto a 8 anni o 10 anni? Perché quello cammina e deve vivere sempre sulla carrozzella? Dove vanno a finire le lacrime di chi soffre? Dove vanno a finire tutte le sofferenze dell'universo di cui nessuno parla, con gente che muore sola, disperata e mai ricordata da nessuno, neanche dalle preghiere della nostra liturgia? E cosa vuol dire la felicità? Appunto, quindi la ricerca della felicità, come, e quindi la capacità anche di stupirsi e di essere appunto con questa capacità di costruire insieme il tavolo della bellezza verso l'isola che non c'è. Edoardo Bennato, l'isola che non c'è. Vai, cammina giovane, vai verso l'isola che non c'è. Tanti ti rideranno, diranno che sei sognatore, che sei così, ma perché? Perché sono disperati, perché non hanno più fiducia, sono scettici. E tu porta pazienza, vai avanti, ti dicono che sei pazzo, ma sappi che sono loro i pazzi, sono già impazziti, perché se non hanno fiducia, se nessuno ha più fiducia in niente, è diventato matto e non lo sa, matto e disperato. Allora l'isola che non c'è di Bennato diventa per molti giorni appunto l'idea della capacità di sognare. E alla fine molti ricordano, no, i giovani vanno a cantargli Freedom proprio, no? La libertà è una canzone, no, di liberazione del movimento nero del 1860-65, gli stessi anni di Michel Overcamp, di tanti spiritual che nascono. Ecco, allora lui arrancando, no, va sul ballatoio del cortile interno dell'episcopio, no, a parlare ai giovani e dite: Freedom, beh, avete cantato una bellissima canzone, perché nessuna scelta autentica può esistere se non c'è un atto libero e consapevole, perché la libertà ce l'abbiamo dentro di noi, la libertà è il nostro, è il soffio dello spirito dentro di noi, ce l'abbiamo nel sangue, ecco l'immagine del corpo, no? Che diceva molto bene Rousseau, lo Spirito Santo, essendo noi il tempio dello Spirito Santo, abbiamo dentro di noi questa libertà che preme, perché lo spirito vuole realizzarsi e vuole camminare con noi. A Verona, mi ricordo, siamo partner dello Spirito Santo, diceva, il quale ci abitua, ci porta a trasformare l'universo e la storia dal caos al cosmo. Dal caos, diceva, ha un grande sbadiglio il caos, una confusione che fa sbadiglio, che noia il caos, diceva, il cosmo, l'armonia, ma l'armonia delle differenze, non l'armonia uniforme e piatta,
l'armonia delle differenze, come la musica, ecco perché gli piaceva la musica. La musica, era amico poi anche di Riccardo Muti, no? Il maestro, ma tanti altri musicisti, era suo conterraneo poi anche Riccardo Muti. Per cui questa libertà, ecco, queste cose che sto dicendo, sono da segnare la pace in interis, la quale pone, visto che siamo a 50, pone questi quattro grandi valori. Questi valori, più che valori, sono aneliti ed esistenze, no? La libertà, la verità, la giustizia e l'amore, li pone alla base della convivenza umana e non come valori non negoziabili, astratti, appiccicati in alto, no? Come i salami dall'alto verso il basso, ma in una circolarità esistenziale, per cui non c'è l'uno senza l'altro. La libertà è la pratica di liberazione che io nella mia vita cerco sempre di fare, no? Per affermare la verità della mia dignità umana e della dignità della famiglia umana, sempre in ricerca di questa verità, no? Con atti di giustizia reali e concreti, perché attraverso la giustizia si può realizzare la fraternità, e con il potere dell'amore che trasforma i rapporti umani e che cambia i rapporti umani, non tanto le logiche di potere, ma i rapporti tra le persone, e quindi la possibilità di creare quella convivialità di cui parlava molto bene prima. La seconda cosa, devo andare velocissimo, fratello dei poveri, ecco, leggete queste stupende lettere che sono anche il frutto anche di incontri, di colloqui, no? Ad Antonio il pescatore, a Mario la guardia campestre, a Giuseppe avanzo di galera lo chiama, a Gennaro l'ubriaco, a Massimo il ladro, a Mohamed il diverso, a Marta la scheda. Marta la scheda è una cosa interessantissima, no? Perché l'anonimato, quindi non è solo la povertà appunto materiale, la grande povertà è sentirsi inutili, sentirsi zero, sentire che nessuno ti bada e sentire che se tu non ci fossi sarebbe la stessa cosa, una povertà pazzesca, un abisso immenso. Per cui lui a Marta, davanti a Marta la scheda appunto, perché come una scheda anonima che attivava ogni giorno ed era appunto, diciamo, sola, appiattita, ecco, diceva che tu vivi in casa Trinità, tu sei nel cuore della comunione divina, perché guarda che Dio, se in una notte nera sopra una pietra nera vede una formica nera, la vede benissimo e la ama tantissimo. È un proverbio africano, no? Mi è rimasto sempre, sempre colpito, che fa un po', come dire, anche fiducia, no? Se in una notte nera sopra una pietra nera c'è una formica nera, Dio la vede subito e la ama tantissimo, perché non ci dà. Ecco, perché uno di noi può essere in questa situazione, ecco, perché la povertà non è solo, come dice nella preghiera della lampara, no? È la povertà di chi ha fame e non ha pane, ma anche di chi ha pane e non ha mai fame, non ha mai fame, non è assetato e affamato di giustizia, non prova cioè quell'energia interiore per rinnovarsi. Ma oltre a queste persone disoccupate di giovinazzo, lui va con loro, lui viene poi anche, no, anche c'è anche qualcosa di in ambito giuridico, insomma, un contenzioso, gli sfrattati di Amalfetta, i tossicodipendenti, una volta un barbone, lui a casa di Dio, la gente maggiore si ferma e lo porta in episcopio, e poi sia gli emigrati che da Amalfetta vanno in Sud America, che lui è andato a trovare in Argentina, in Venezuela, negli Stati Uniti, ma anche gli emigrati dell'Albania sono venuti a Bari, a Molfetta, quindi gli emigrati e gli emigranti, no? E le pietre di scarto. Ecco, allora, vedere il mondo con l'occhio dei poveri, ecco, partire dagli ultimi, ricordava un esempio, ricordava una lettera pastorale di un vescovo argentino, che tra l'altro era amico anche di Bergoglio, Esteban Esaine, partire dai poveri verso tutti. Quindi essere fratelli dei poveri, perché attraverso di loro, pietre di scarto, si può mettere, no, la pietra angolare della nuova casa, del nuovo edificio da costruire.
Poi in ambito della cittadinanza attiva, mi riferisco solamente alle grandi esperienze della Sarajevo già citate, questa idea della trasformazione non violenta dei conflitti, questa possibilità, no, di trovare una forma di difesa non armata, una grande sfida ancora oggi completamente aperta, perché occorre difendersi dal male e dalle violenze, ma ci sono tanti modi per difendersi e c'è la possibilità di ipotizzare, anche attraverso i corpi, parlare anche ai giovani, i corpi civili di pace, gli obiettori di coscienza, tante possibilità di intervenire. Come cristiano, credente, credibile, ecco, io sono convinto e vorrei anche avere la possibilità che Tonino Bello è non solo un profeta, Tonino Bello, il pastore buono è sempre il pastore bello, nell'ebraico buono e bello sono la stessa cosa, la bontà e la bellezza, no, ecco, per cui dire bello è come dire buono e viceversa. E il buon pastore, il bel pastore, con tutta la bellezza da coltivare. Vabbè, sono convinto che lui sia lo dico in due o tre punti, un moderno padre della Chiesa di Cristo, nostra pace e del Concilio. Un moderno padre della Chiesa, ne parlavamo prima. Cioè, qualcuno ha in mente, non so, Clemente, Cipriano, Giovanni Crisostomo, no, Ilario, Ambrogio, Girolamo, Agostino? Bene, io sono convinto che a modo suo, con il suo linguaggio, Tonino Bello sia un moderno padre della Chiesa all'altezza di queste persone, da mettere assieme. Prima citavo il cardinale Martini, ma potrei partire da Rosmini, Mazzolari, Giovanni XXIII e arrivare su fino ai giorni nostri. Io metto in contatto lui con 20 persone e poi c'è nella bibliografia ci sono 200 volti di pace, testimoni di pace che sono collegati secondo me a questa grande famiglia della pace che realizza appunto la sua un po' questa capacità, no, di rinnovamento della Chiesa. E per quanto riguarda la sua profezia, che vorrei finire, anche se è una soddisfazione immensa finire evidentemente parlando di queste cose, no? Vorrei ricordare il sogno, no? Questo richiamo biblico. Era un uomo tra l'altro di profonda cultura biblica, ecco, se noi, ecco, il suo essere padre della Chiesa, che basterebbe leggere e approfondire e meditare le 11 omelie crismali del Giovedì Santo dall'82 al 93, anche il 93 l'ha scritta, l'ha fatta leggere. Leggere tutti i suoi colloqui raccolti nel libro Ad Abramo e alla sua discendenza con i personaggi biblici, no? E poi le splendide preghiere a Maria, Maria donna dei nostri giorni, Maria innamorata, Maria elegante, Maria conviviale, Maria del mattino, mezzogiorno, della sera, Maria, cioè tante le forme, no? Maria del convito, Maria. Ecco, allora, in uno di questi richiami, di questi, diciamo, colloqui, lui parla con Giuseppe, figlio di Giacobbe, il sognatore venduto dai fratelli ai mercanti ismaeliti che lo conducono in Egitto, no? Dove lui diventa un uomo di corte, poi arrivano i fratelli che lo riconoscono. Ecco, una volta mandato in carcere, però, questo Giuseppe, no, dopo aver respinto le offerte, no, di una donna famosa, ecco, si mette a fare l'interprete dei sogni per conto terzi di Antonino, no? E due dei carcerati un giorno vanno da lui e gli dicono: abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti. Abbiamo fatto un sogno e non c'è chi lo interpreti. Quella frase mi rotola sull'anima come un macigno, perché sintetizza il grido di tutti gli oppressi, di tutti i prigionieri, di tutti i violentati dei sistemi di potere, delle vittime dei palazzi, di coloro cioè che abitano i sotterranei della storia, ai quali l'ingiustizia subita non impedisce di sognare, ma che non trovano sulla loro strada gente capace di decifrare i loro sogni.
quella frase mi scomoda, perché mi fa capire quanto sia sacrilego il mio scettico sorriso di fronte alle utopie dei poveri, nella cui anima, anche d'inverno, fioriscono grappoli di speranze, con tutte le variazioni sul tema del celebre I have the dream di Martin Luther King, sogno che un giorno sulle colline noi figli dei neri, figli dei bianchi, eccetera, sogno, e continua a ripetere e cita questo sogno. Quella frase mi torna in mente ogni volta che a uno se ne vanno i vecchi profeti e all'orizzonte non si vedono discepoli che ne ereditino il mantello e lasciano sia pure per poco lo sgomento del vuoto e i poveri sembrano rimanere più soli. Allora ti confesso Giuseppe, anche a me nasce un sogno nel cuore, quello di una chiesa più audace, che si decida a scendere nelle carceri degli uomini e, organizzando la speranza degli ultimi, assieme a loro, smetta di essere la notaia dell'ineluttabile e divenga finalmente ministra dei loro sogni. Ministra dei loro sogni e della loro felicità. Ci avviamo alla conclusione ringraziando per l'intensità con cui ha espresso questa sua comunanza e vicinanza a Don Torino Bello. E noi, anche se è tardi e siamo tutti stanchi, possiamo dare 5 minuti, 10 a qualche intervento, se c'è qualcuno. Brevi però, perché vedo già dalle facce che si impone. Io ho sempre pochissimo tempo, quindi devo cercare di sintetizzare sempre tutto il mio pensiero, abbastanza complesso. Comunque volevo dire un po' riguardo a quello che ho ascoltato. Mi sembra che Torino Bello aveva questa grande capacità di ascolto verso tutti, anche non credenti. E cioè, oggigiorno, per un rinnovamento della Chiesa, per portare i giovani dentro le chiese che sono realmente vuote, io guardo, sono uno che vado a messa alle 7 di mattina, alla prima messa, sono quasi tutte deserte le chiese, sono 4-5 persone, di cui 2 extracomunitari, poi la domenica si rientra in qualche modo. Cioè, il problema di portare le persone in chiesa, secondo me, è... Bisogna un po' riconsiderare quei valori di cui parlava il professore: libertà, verità, amore. L'altro qual è? Libertà, giustizia, amore. Cioè, i giovani dovrebbero essere avvicinati su questi valori, cioè al di là di ogni concezione anche di tipo dogmatico. Perché, cioè, lo sapete, ci sono tanti giovani che si perdono, che scelgono coscientemente il male. Io li ho conosciuti per caso una volta al Berlino inglese, sono i satanisti. I satanisti, persone che scelgono il male, che scelgono e si fanno loro stessi male, proprio si uccidono, perché poi richiamano su di loro delle forze terribili che li sconfiggono completamente. E allora per questo bisogna considerare un po' la libertà dei giovani. Non si può non permettere a un giovane che condivide di fare volontariato. Signori, noi succedono queste cose in alcune missioni cattoliche, c'è un giovane che convive, non gli è permesso di fare volontariato dentro la missione cattolica. Secondo me è aberrante, scusate, cioè non si può entrare in queste. Oppure, cioè, a me è successo al Duomo di Monreale, sentivo la messa, dopo l'omelia, come il mio solito, io non riesco a stare fermo per molto tempo, mi sono alzato per fare 2 passi nei corridoi laterali. Duomo di Monreale enorme, ci saranno state 40-50 persone, sta restando 2 minuti e dicevano: guardi che lei disturba. Io l'ho guardato, vabbè, cioè questo sintetizzando un po'. Va bene, grazie. Grazie. Io voglio ringraziare entrambi.
relatori perché hanno detto, hanno posto l'accento su una cosa che effettivamente non è vero. Hanno posto l'accento sul discorso della bellezza. Luigi ha parlato di che è bello scoprire l'amore di Dio, e poi detto veramente ci ha detto questa bellezza assolutamente ormai fatta, diciamo, testimonianza. E questa è una cosa che a me sta molto a cuore e ringrazio moltissimo, perché in effetti la santità non è buona, è bella. E la bellezza suppone la gratuità. E questa è la santità di tutto il mondo. La cosa che voglio dire a Luigi, che ha parlato della la fede sul filo del rasoio, mi è piaciuto molto. Però io volevo non correggerlo, per carità, ci mancherebbe altro, ma semplicemente aggiungere: è la vita di fede sul filo del rasoio, non è tanto la fede sul filo del rasoio, perché sul filo del rasoio ci sei nel momento in cui decidi di avere fede. Poi è la vita della fede che percorri sul filo del rasoio. E il discorso della convivialità, dello stare insieme, anche della corporeità nel vivere insieme con l'altro, è quello il filo del rasoio. È quello, è la vita di fede. Non so se è quello di me. Allora ringraziamo sia due parole sul abbiamo detto che dopo con Domenico parleremo di questo, hai perfettamente ragione. Il profeta, voleva aggiungere rispetto a quello che ha detto Sergio, è colui che apre nuove dimensioni, è colui che fa entrare dentro la storia nuove manifestazioni di Dio, perché la fissità a volte delle nostre modo di concepire la fede, noi crediamo di aver una volta per tutte già rivelato il volto di Dio, ma non è così, non è assolutamente così, perché Dio ogni giorno sorprende, per questo è bello, perché ogni giorno è una sorpresa straordinaria, lo trovi dove manco te l'aspetti. Questa è la profezia di Tonino Bello. E sulla beatificazione di Don Tonino volevo solo dire questo: voi avete già il 25 di maggio questo grandissimo evento di Don Pugliesi, e entro la fine dell'anno dovrebbe accadere che si chiude il processo di beatificazione anche di Tonino Bello, che è stato complesso, non è che sia stato. Guardate, io ho vissuto la prima fase, l'ultima fase, mi rendo conto che c'è stato un rovesciamento a 360, no, a 180 gradi all'interno della Chiesa, perché prima era proprio un'ostilità chiara, netta da parte del Vaticano rispetto a questo. Adesso invece è riconosciuto. Allora perché c'è questo cambiamento? C'è stato, perché c'è stata anche un'evoluzione anche all'interno della Chiesa. Ma sicuramente perché lui è un santo e anche nei fatti, perché si è sbloccata ora quella del Romero. Quindi appunto è accaduto tutto questo, sì, sta accadendo. Nessuno, prima era un ostacolo deciso perché spaventava questo suo modo, o questo modo anche di vivere la fede di tanti anche uomini e donne della Chiesa, che era, non era quello programmato, programmabile, inquadrabile in una dimensione. Invece essere profeta significa essere aperti alla novità, e oggi forse non c'è altro modo di dire evangelizzazione se non questo, di aprirsi alla novità e anche al rischio, perché Dio non possiamo mettergli addosso una camicia di forza, insomma. Volevo dire che Papa Bergoglio, l'ultimissima cosa, la settimana scorsa ha incontrato alcuni vescovi pugliesi, ha detto: ah, voi siete vescovi pugliesi, ah, siete quelli della chiesa del Grembiule. Quindi Bergoglio credo che lo conosce bene, probabilmente. Dicevo, processo sta chiudendosi, ci sono tre miracoli su Don Tonino Bello. Io mi ricordo che quando era vivo e vedeva le immaginette dei santi, un po' rideva lui, no? Diceva: ah, io non finirò mai. È capitato anche lui che io gli ho fatto lo scherzo. Anche i fratelli, mi ricordo che all'inizio rifiutavano l'idea di fare la preghiera per la canonizzazione. E io dicevo al fratello, a Trifone: dovete recitare anche voi questa preghiera, non è una. Dio ha fatto lo scherzo anche a lui, perché sembra che i tre miracoli ci sono miracoli veramente eclatanti, scomparse dalla sera alla mattina dei tumori,
maligni e incurabili, e quindi anche per lui credo che entro la fine dell'anno si dovrebbe chiudere il processo, e quindi il prossimo anno probabilmente avremo questa, speriamo, lo preghiamo ancora, non perché serve questo, perché in realtà lui l'ha già fatti, li ha fatti in ogni cuore, anche in quelli che vanno, che non credono e che si relazionano con lui, e che quindi si relazionano comunque con Dio. Grazie, grazie per ci lasciamo qui dandoci appuntamento a settembre, dove prenderemo la data per Don Puglisi. Abbiamo scelto di proposito di non fare adesso Don Puglisi, perché ci sono tante di quelle iniziative. Lo faremo a settembre con più calma, e intanto vi ringraziamo per essere qui, per la pazienza, perché è chiaro che la stanchezza si fa sentire, ma è sempre un momento forte di ascolto e di condivisione. Grazie a tutti. Grazie.